Stefania Monteverde, assessore alla scuola per il comune di Macerata. Inizia il nuovo anno scolastico, qual è stato l'impegno da parte dell'amministrazione comunale di Macerata per poter garantire al meglio l'avvio delle attività, quindi per la scuola pubblica maceratese? L'impegno dell'amministrazione sulla scuola è molto alto, nonostante le difficoltà di tagli che rendono molto difficile investire soprattutto nell'edilizia scolastica e nella sistemazione, abbiamo fatto dei lavori nelle scuole per rendere sempre scuole più adatte, più adeguate, più belle per la popolazione studentesca e per il personale. Questa è stata sicuramente la prima attività che continueremo durante l'inverno, perché alcuni lavori non sono finiti e quindi continueremo ancora a perseguire. Questo è il primo impegno. Il secondo è sicuramente legato a una progettualità condivisa con i dirigenti scolastici, che ci permette anche di fare un'offerta formativa integrata, progetti insieme, progetti comuni, e questo penso che sia uno degli elementi importanti. Abbiamo parlato tante volte con i dirigenti scolastici, abbiamo creato dei tavoli di lavoro congiunto in modo da confrontarci continuamente sulle criticità e sulle possibilità di sviluppo, e penso che questo sia un elemento estremamente importante, questa collaborazione tra le istituzioni. Entrando nel dettaglio, quali progetti avete in mente? I progetti per quest'anno sono un po' centrati su questi valori: educazione ambientale, importantissima, ci sembra molto importante concentrare la crescita e la formazione culturale dei bambini e degli studenti, in particolare elementari e medie, che sono la nostra competenza come amministrazione comunale, sull'educazione ambientale. E un altro obiettivo che abbiamo condiviso con i dirigenti è l'educazione al teatro per bambini come modello di crescita culturale. Tantissimi altri progetti, ma ce n'è un altro che mi fa piacere ricordare, che facciamo insieme a Slow Food, che è l'orto scolastico. Ormai in quasi tutte le scuole i bambini si esercitano a fare l'orto in collaborazione con i nonni ortolani, ed è un altro di quei progetti che continueremo e su cui investiremo ancora, perché riteniamo che sia un'opportunità.